Allora, siete pronti? Sì! Sì. Sì. 8 ore di pullman, credo. 8? Fai 12. Va. Ciao! Grazie Milano! Grazie! Grazie. Ciao Milano! Eccoci qua, stiamo per partire con quel pullman lì della scuola bus. Impressione a caldo. Non fa caldo, è impressione a caldo, non fa caldo. Aspetta, copro un attimo perché andiamo a fare la mia. Allora, mi dica. Ma le dico quello che vuoi. Allora, quello è il pullman, eh? Quello dove ti metti sopra? No, io so. Ti metti sopra? Io so. Prego. Pugelli ha fatto un buon lavoro, diciamo che. Bravo, Pugelli, va bene come Pugelli, non c'è niente. No, non c'è niente che non va. Un po' la striscia gialla forse la cambierei. Per ultimo, arrivo. Meglio che arrivo ultimo. Si nota più se vengo o se non vengo. Senti, no? Si nota più se vengo o se non vengo. Poi non possiamo fare questo. Tutta quella roba lì è l'allenatore. Diciamo subito. Ragazzi, 8:33, stiamo per passare in Spagna. Ci siete? Spagna, arrivo! Siamo qua a Barcellona. Questa è la dogana. Questa dogana. Aduana. E che facciamo il documentario? Facciamo il documentario, passate in mezzo, passate. Facciamo il documentario, dai. C'ero anch'io, potete dire che. Ciao! Definiti. Al ritrovo delle famiglie con i bambini, col primo bambino. A portare? Sì. Ah, ok, su polsa. Sì, capito? Allora mi hanno detto che si sono scassati da ridere. Sì. Qua al campo, stiamo per entrare. Edo! Vediamo. I ragazzi sono carichi. Vedremo. Ciao. Ciao. Non ho capito. Non ho capito. Buongiorno. 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 Siete carichi? Carichissimi. Ti reggi in piedi oggi? Adesso dormire presto. Lui forse è l'unico. Vediamo Levizzari incaricato dei palloni. Dio, una dichiarazione prima alla vigilia del torneo. Sì, sono là, vai. Forza Bruino, forza ragazzi. Ma non ti emozionare, puoi dire anche qualcos'altro. Puoi dire anche qualcos'altro. Forse tutti gli altri. Abbiamo il dirigente del. No, non sono il dirigente. No, io non sono il dirigente. Si vede. Io comunque. Solo.
Io sono solo papà che sono qua. È il figlio del pulmista. È il fratello del... Sto cercando fratello della situazione. Non ho capito però perché, non ho capito perché l'autista ha sempre il giubbotto antiproiettile. Non ho capito sta cosa. Finalmente, finalmente un quarto. 20 euro, vedi? 20 euro, caffè, mamma mia, carissimo, caro, panini, birre, lui è a posto, e acqua, la colazione del campione, per rendere fortificante la giornata, diciamo che per le prossime due ore sei a posto, poi dopo devi ricaricare, certo, ore 9, ci stiamo allenando noi. Io ho messo in tensione alle 9, no. Anch'io voglio parire. Abbiamo Isaia, dai. Ore, 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 Ruinese, ore, ci sei, 7, 8, 9, Ruinese, campione, bravo, bravo arbitro, bravo, ora via, via tre. Siamo spagnoli ormai, eh? No, no, no. Oh! Dormito? Pronti per la seconda giornata. Siamo a Gironella. C'è la coda al botteghino, vedete? La coda al botteghino. Sentiamo Daniela, una dichiarazione di secondo giorno. La voce... Siamo in coma, non abbiamo più voce, però è stato tutto bellissimo. Aspetta, allontano perché però non vorrei... Non vorrei sentire la puzza d'aglio dal microfono. Vorrei... Si è appannata. Io non ho mangiato l'aglio. Hai visto ora? Coda al botteghino. Vediamo. Tutto esaurito al Gironella. Ah, ma non si paga il biglietto qua? Qua si magna! Qua si magna! Devi fare la coda, casetto! Coda al botteghino! Ascolta! Ascolta, io la coda non la faccio, lo sai! No, perché lui non fa il mango, io so che cosa mangiare. Ieri c'erano delle banane, c'erano. Allora, non vorrei che dopo questa ripresa ieri sera ci siamo si spaccasse la telecamera più o meno all'una della notte. Esatto. Minchia, casetto dove? Ecco chi è che non ha pagato. Io ero andato in discoteca. Dove eri? Hai dormito? A Berga. Minchia, sono riposatissimo. 20 ore che sei qua. Bravo, tanto meglio. Andiamo a vedere il bar. Bello qua. Faccio la seconda colazione. Quindi. Speriamo che...
L'organizzazione? Una. Coda di là, coda di là. Tutto esaurito qua, eh? Noi abbiamo giocato per Barcellona, possiamo passare per il Bravo. Primo. Un bel posto. Tifo della Brunese. Ole, ole, Brunese, ole! Cos'è? È su? È su? È un robotto! No, è su un robo! È su un robo! Le punizioni le fate bene. Io ho preso una traversa. Ma là l'ho preso. Fatto malissimo. Avete giocato bene, però dovete essere un po' più furbi. Ale, madonna, il secondo gol era a palla... No, no, è su un robo. Un fuerto, un fuerto. Ruino, oh, oh. Ruino, Ruino. Dai, calcio d'angolo decisivo. Oh. Torniamo a casa. L'avevo cagnata. Grande. Un saluto agli italiani. Stiamo facendo l'ultimo video. Poi ci salutiamo. Quanti? Non lo so. Ci metterò un anno a fare tutto. Siete pronti? Sì. Dai, ciao. Bella raga, ce la facciamo. Sono questi? No, se non so di nano. Mi sembra che sono 2007. Le donne che portano in alto la bandiera della... Sì! Brunezza! Forza Brunezza! 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 Forza Bruno! Forza Bruno! Fai le birre e vai! She keeps a moeshando in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam. To blow your mind. Recommended at the price. Insatiable and appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation.
spoke just like a baroness. Middleman, China, went down to gauge your mind. But then again, incidentally, you that way. Perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen. Gunpowder, gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind.